Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di visibilità degli annunci verso il mercato estero e lo facciamo col principale protagonista del mercato immobiliare italiano, che è Simone Rossi, co-founder e general manager di gateway.com. Simone, ciao e bentrovato. Ciao Gerardo, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Grazie a te. Allora, Gateway è un progetto che parte da lontano, dalla vostra esperienza nel Regno Unito, ma sempre fedeli ad una nicchia di mercato che guarda per l'appunto gli acquirenti stranieri. Ce ne vuoi parlare? Sì, no, effettivamente nasce da lontano, nasce da Londra, nasce da un'esperienza fatta all'estero. Come tante persone siamo partiti mollando il paese dell'Italia, siamo andati all'estero per scoprire quanto l'Italia effettivamente è amata dall'estero ed è desiderata. E quindi abbiamo visto che c'era questo grande interesse per il mercato immobiliare italiano e per l'Italia in genere, e abbiamo notato che invece mancava un anello di congiunzione fra l'Italia e il mercato immobiliare e appunto tutti questi acquirenti che volevano cercare casa in Italia. E quindi abbiamo deciso di creare Gateway, che appunto, come dici tu, da allora ha questo focus, che è quello di portare l'Italia all'estero, o anzi, meglio ancora, portare gli stranieri in Italia, perché sono loro che vogliono venire qua, esatto, e quello che manca sono un pochettino i ponti che possano favorire questo arrivo degli stranieri. Questo è quello che stiamo cercando di fare, quindi con informazione giusta, corretta, con immobili selezionati, con agenzie di valore, e cerchiamo appunto di fare questa congiunzione fra acquirenti e operatori, sì, del settore. Quanti anni sono, insomma, che Gateway è operativa? È nata nel 2008, quindi nel 2023 faremo 15 anni. Ah, grande festa! Grande festa, ne abbiamo fatta una molto bella. Per i 10 anni abbiamo portato tutta l'azienda a Londra, dove per i 15 anni cercheremo di organizzare qualcosa sicuramente. Noi siamo sempre pronti per le feste. Assolutamente. Bene. Allora, a ricerca di casa online, non so se tu la vedi come me, ma credo che talvolta possa essere anche frustrante cercare casa online, fare una scrematura, insomma, degli annunci, eccetera. Voi come Gateway che tipo di esperienza d'uso, ecco, garantite all'utente finale? Ma guarda, noi siamo in una condizione un pochettino particolare, perché ormai tu ne parli da tantissimo tempo, gli operatori, le agenzie immobiliari, ma non solo le agenzie immobiliari in Italia, tendono un pochettino a lasciare un'informazione molto carente, cosa che non succede nei mercati anglosassoni, nei mercati americani, eccetera. Quindi noi ci ritroviamo in mezzo ad avere a che fare con utenti stranieri che sono abituati a uno standard qualitativo molto alto, perché utilizzano portali, insomma, pieni di informazioni fornite dalle agenzie stesse, come Zillow, come Rightmove, come altri portali molto importanti, e si aspettano quella qualità e arrivano su Gateway, che però la qualità è comunque dell'informazione sempre fornita dal mercato, sì, italiano. Quindi noi dobbiamo cercare di compensare questo enorme gap che c'è fra l'aspettativa e quello che le agenzie offrono. Stiamo investendo molto nella tecnologia e quindi stiamo cercando di dare di aumentare al massimo la user experience. Quindi abbiamo creato anche molti sistemi di intelligenza artificiale, come ad esempio utilizziamo dei nuovi sistemi di calcolo delle distanze. Quindi l'agenzia mette la posizione, speriamo giusta, ma abbiamo dei sistemi di controllo che effettivamente la geolocalizzazione dell'immobile sia corretta, e lì diamo tutta una serie di informazioni di quello che c'è attorno a quell'immobile, senza che l'agenzia debba fare nulla. Questo per aumentare la qualità delle informazioni e la completezza anche delle informazioni, più tante altre cose che stiamo facendo. Quindi per noi l'esperienza, la user experience è molto importante, ma non si ferma sul sito, perché ovviamente poi la user experience non è soltanto quella che c'è su una pagina web, ma una volta che gli utenti mandano un contatto, si mettono in contatto con l'agenzia, inizia un'altra user experience, che è quella fra appunto l'acquirente e l'agente immobiliare, che deve cercare di richiamarlo intanto. Innanzitutto rispondere all'email entro magari possibilmente 24 ore, invece vediamo che i tempi di risposta sono ancora enorme, questo per loro è inaccettabile. Sì, anche questa è user, certo, experience, certo, su, certo, cui poi bisogna lavorare molto. Sì, 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 sì. C'è un aspetto forse ancora più spinoso, no? Che riguarda la traduzione degli annunci immobiliari, quindi insomma dall'italiano all'inglese, eccetera, eccetera. Io so che avete introdotto, grazie per l'appunto ad una tecnologia che ricorre anche all'intelligenza artificiale, uno strumento che è fantastico, che agevola questa
parte del lavoro. Ce lo racconti? Sì, guarda, noi abbiamo fatto per tanti anni la lotta ai traduttori automatici, perché ovviamente traducevano... Google Translate... traducevano delle cose proprio improprie, c'è da dirla. E, dopo un pochettino però ci siamo resi conto che la tecnologia la potevamo governare e quindi abbiamo creato noi un modello di intelligenza artificiale, un modello linguistico che traduce specifico per gli annunci immobiliari, quindi specifico per, neanche tanto per gli annunci quanto per il linguaggio immobiliare. E quindi è diventato nel giro di poco uno dei migliori traduttori automatici che c'è in commercio su questo specifico su questo tipo di linguaggio, perché poi alle macchine, al cervello diciamo elettronico, sì, gli devi un po' insegnare di che cosa stai parlando. Ecco, una volta che gli hai insegnato quello, lui riesce a fare comunque una buona traduzione. E questo è un altro di quegli aspetti tecnologici che ti dicevo per abbattere questo gap della user experience. Certo. L'abbiamo fatto in tutte le lingue, in tutte 10 le lingue del portale. E una cosa che voglio dire, non va a togliere nulla sulle competenze dell'agenzia immobiliare, certo, perché noi non andiamo a togliere le descrizioni nella lingua originale di un agente immobiliare che magari ha fatto con traduttori madrelingua, noi semplicemente andiamo ad aggiungere le descrizioni non tradotte, le lingue non tradotte le andiamo ad aggiungere con una traduzione automatica. E questo ha portato sicuramente degli ottimi risultati. Abbiamo applicato anche questa cosa, questo traduttore a un nuovo sistema che abbiamo creato e che adesso stiamo implementando, che è la traduzione in tempo reale dei messaggi che si scambiano l'agenzia con l'acquirente. Ah, okay. Ora, adesso tutte le conversazioni possono essere fatte in qualsiasi lingua, fra l'utente e l'acquirente, ognuno può parlare la propria lingua e noi siamo nel mezzo e traduciamo tutto quanto. In tempo reale? In tempo reale, sì. Ah, okay. L'utente può l'agenzia immobiliare, quando riceve una richiesta, la riceve nella lingua originale e nella sua lingua, quindi se ha selezionato l'italiano, se parla l'italiano, l'inglese, qualsiasi lingua che parla, noi la traduciamo nella sua lingua e lui può rispondere, lui o lei, comunque, chi lavora per l'agente immobiliare, può rispondere tranquillamente nella lingua che vuole e noi la traduciamo nell'altra lingua dell'utente. Ah, quindi okay, ognuno può, difatti ci raccontano di conversazioni andate avanti, ad esempio, in tedesco e in italiano, come se nulla fosse, come se fossero la stessa identica Fantastico. Lingua. E questo sta ottenendo un enorme successo perché abbatte tantissimo le barriere linguistiche. Ma non siete nuovi diciamo all'approccio linguistico, che so che in passato anche facevate anche promuovevate dei corsi di lingua inglese per gli agenti immobiliari, lo fate ancora? Lo facciamo ancora, non so, anche questo è molto interessante perché va bene il traduttore automatico, va bene, abbattiamo tutte le barriere linguistiche, eccetera, ma prima o poi questi stranieri verranno a visitarti in ufficio e lì c'è bisogno comunque di qualcuno che sappia l'inglese. E ovviamente se l'agente immobiliare, se il proprietario o qualcuno per loro, è meglio se sa direttamente l'inglese o comunque la lingua, in modo che possa cogliere quelle sfumature che magari attraverso un traduttore anche fisico, però queste sfumature verrebbero un pochettino perse. Rimane sempre un po' uno scoglio importante. Comunque, sì, ma la lingua abbattiamo. Sì. Per condicio facciamo anche corsi di italiano per stranieri. Ah, bravissima, sento gli applausi già dagli agenti immobiliari. Assolutamente sì. Questo lo facciamo perché quando gli stranieri vengono a vivere in Italia, se vuoi conoscere una cultura e loro sono innamorati della nostra cultura, devi parlare la lingua. Non è, questo in qualsiasi parte del mondo. Certo. Se tu vuoi conoscere la cultura di un paese, devi parlare la sua lingua, altrimenti non la conoscerai mai a fondo. Allora, parliamo un po' invece di comunicazione. Io ho sempre avuto apprezzamento per il sito getway.com, perché poi da quando avete rinnovato anche l'immagine, è molto fresca, amichevole, ci sono delle foto del team che sono ambientate, molto molto belle, e la qualità dei contenuti davvero si fa notare tanto. Ma c'è una questione, io ogni tanto ricevo anche delle mail di invito per partecipare a delle lezioni di Pilates online col team. Ovviamente declino sempre, come puoi vedere, no? Certo. Ci racconti un po' questo gateway style nella comunicazione? Ma negli ultimi anni abbiamo deciso di comunicare quello che noi realmente siamo. Nel senso, ad esempio, questa qua delle lezioni di Pilates è un'idea di adesso, ma noi facciamo Pilates, noi paghiamo lezioni di Pilates da più di 4 anni a tutti i dipendenti dell'azienda, lo facciamo 2 volte alla settimana e abbiamo deciso di coinvolgere anche chi ha a che fare con la gateway, quindi non soltanto i dipendenti, ma anche chi utilizza la gateway o come utente straniero o come agenzia. Quindi abbiamo deciso di fare queste lezioni online, proviamo, vediamo che cosa succede, ma sicuramente andrà tutto molto bene, sia agli utenti stranieri che alle agenzie immobiliari che vorranno partecipare, si collegano, noi faremo la lezione Pilates come sempre la facciamo e loro potranno farlo nel loro ufficio, nella loro casa.
Se farete un corso di cucina, io ci sarò. Ma questo faremo anche per la festa dei 10 anni. Abbiamo fatto un contest di cucina dove anche lì abbiamo invitato. E di sicuro, come non voglio dire, però molte aziende, più quello che comunicano, quello che fanno, noi sicuramente sono molte più quelle che facciamo che quelle che comunichiamo. Sì, sì, è vero, assolutamente. Allora, come si entra in contatto con Gateway.com? L'agente immobiliare vuole dire, ok, proviamo questo servizio. Allora, innanzitutto visitate il sito che è www.gate-away.com. Così vi fate anche un'idea del sito, del portale, quello che trattiamo, quello che facciamo. Abbiamo un blog molto approfondito, nella versione italiana parla alle agenzie immobiliari, parla del mercato italiano, invece nelle altre versioni linguistiche parla dell'Italia verso gli acquirenti stranieri. C'è tutta la pagina, potete seguire il link con Advertise with Us, pubblica con noi, eccetera, eccetera. Poi la casella postale è info@gate-away.com, ci potete scrivere, potete venirci a trovare sul sito e chiamarci. Non ci sono più scuse. Non ci sono, non più, ci scuse, sono più scuse, assolutamente. Va bene. Assolutamente. Simone, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a te, e ci rivediamo presto, a prossimi mesi. Assolutamente. Alla magari prossima lezione di Pilates. Esatto, ma magari grotta al mare in presenza. Dai, magari, vengo ci a trovarti. Molto piacere, assolutamente. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@gerardopaterna.com. Ti aspetto nel prossimo video.